Adriano Perrotti, candidato consigliere con l'UDC, quella della ricostruzione è una grande opportunità per avere una nuova città, magari più inclusiva e che rispetti le esigenze dei diversamente abili. Sì, dalla tragedia possiamo avere l'opportunità di avere una città che sia inclusiva, ossia vivibile da tutti quanti. L'ambiente può essere un fattore che favorisce la disabilità oppure può essere un ostacolo. La disabilità è una condizione di salute in un ambiente sfavorevole e quindi l'ambiente deve fare in modo di essere un facilitatore per le persone che hanno una disabilità. Ecco, per questo voi pensate all'istituzione della figura del Disability Manager? Certo, il Disability Manager è una nuova figura prevista per le città che hanno più di 50.000 abitanti, è una figura professionale che crea un rapporto tra gli enti pubblici e le persone con disabilità. Tutte le persone con disabilità possono rivolgersi al Disability Manager che poi tutte le loro istanze verranno riversate all'ente pubblico che in qualche maniera cercherà di risolverle. Un altro cavallo di battaglia è quello della fondazione Con noi e dopo, a che punto siamo e cosa si potrebbe fare? La Fondazione Con noi e dopo viene creata appunto per cercare di risolvere i problemi delle persone, dei genitori che hanno persone con disabilità a casa e che quando loro non saranno più in vita non sarà più i loro figli chi è che potrà tener cura di loro. Si trova nella situazione che abbiamo già tutti i finanziamenti. Ci sono già quasi 3 milioni di euro, il terreno è già stato donato dal comune a Pagliare di Sassa, la dobbiamo soltanto costituire. La mia battaglia è quella per costituire questa fondazione perché se ne ha proprio bisogno. Tutti quanti le persone con disabilità hanno bisogno di una struttura che possa in qualche maniera tener cura dei propri cari. Grazie ad Adriano Perrotti. Buona giornata, andate a votare. Grazie.